Finito il setup di materiale, passiamo a diametro. Diametro, anche lì possiamo avere una lista di valori, quindi può tornarci utile, ad esempio, di nuovo value map. Quindi value map in value metto un diametro, che sarà poi quello, il valore che mi verrà salvato all'interno della tabella attributi, perché appunto value è quello che verrà salvato in tabella attributi description, è una descrizione generica che può tornarci utile. Ad esempio, materiale. Pensiamo di avere tutta una lista di materiali. Nel caso in cui non avessi, diciamo, inserito in description qualcosa di più leggibile, ok? Quindi polietilene ad alta densità oppure polivinil cloruro in maniera, diciamo, più chiara. Immaginate che ci fossero una serie di ulteriori acronimi di tipologie di condotte con nome similare. Io avrei potuto, insomma, sbagliare e potevo cliccare su una o sull'altra, inserendo in maniera erronea il mio dato, perché ricordo che questo qui è il tipo di dato che viene inserito. Forse circolare semplicemente così non andrebbe bene, andrebbe un po' specificato, però vabbè, questo è sempre un esempio. Quindi questo è il tipo di dato che viene salvato nella tabella attributi e questa è solo una descrizione temporanea. Tornando quindi in diametro, possiamo dire ad esempio che abbiamo un diametro di 300 fi, uno da 70 e uno da, ma che mettiamo? Una condotta bella grande, da 700. Ora non so nemmeno se esistono dei diametri in commercio di questo tipo, però insomma non è che ci interessa particolarmente questo aspetto. Qui insomma possiamo riportare tranquillamente gli stessi valori che abbiamo messo in value, anche in questo caso not null, e facciamo forzare, e quindi possiamo cliccare su apply. Strada pubblica. Strada pubblica è un campo di tipo booleano, quindi è un vero o falso, e la modalità checkbox direi che ci va più che bene. E serve praticamente a indicare se il dato, o meglio, se la condotta che stiamo considerando è messa in posa in un'area, quindi una strada pubblica o in una strada privata. Magari è un tipo di informazione che ci può tornare utile. Quindi, strada pubblica, io la lascerei benissimamente così. Data di inserimento. È appunto la data in cui abbiamo creato questa feature, quindi la geometria che abbiamo appena inserito. Io l'ho settata in non nulla e soprattutto ho inserito un default value che è now. Questo perché nel momento in cui io vado a inserire una nuova feature, mi viene automaticamente aggiunta la data in cui, e anche l'ora in cui l'ho creata. E attivando l'apply default value on update, ogni qualvolta vado a modificare quel valore, quel tipo di geometria, mi viene aggiornato automaticamente la data. Quindi questo data inserimento segue la stessa, diciamo, filosofia di lunghezza, cioè una formula che mi aggiorna automaticamente l'informazione contenuta nel dato. Per praticità possiamo anche andare a inserire degli alias, cioè dei nomi che mi compariranno all'interno della tabella attributi e insomma che possono rendermi più leggibile la mia tabella attributi, ma anche il form di inserimento. Ad esempio, qui possiamo mettere tendenza in maiuscolo, tipo di condotta, ad esempio, diametro nominale. Qui una bella domanda. La strada è pubblica. E qui data creazione aggiornamento. Apply. Ok. Ora in tabella attributi abbiamo, ecco qui, le colonne sono state appunto rinominate.
E se andiamo a attivare la nostra solita sessione di editing, abbiamo questo tipo di richieste anche all'interno della tabella del form che viene, ricordo, autogenerato da QGIS nel momento in cui andiamo ad attivare una sessione di editing.